Tenera Valls, Anatomia della ragazza Zoo. La storia della mia famiglia comincia con un danno ottico. Mio fratello davanti a mio padre, composto, costretto a domandargli perdono in ginocchio, e si ferma per molti anni alla fase dei perché, non potendo procedere più speditamente. Che non possa disporre di certezza se le informazioni che riceve siano corrispondenti a una qualche verità, sia pure illusoria, va cercando certificazioni di senso ovunque e comunque, solo per tentare di capire se la pellicola che gli scorre sugli occhi, ustionandoli, sia un sogno, una visione, un'immagine, fosse solo una speranza, anche. Di volta in volta, il sentimento di confusione che si viene a creare sembra di poter ritenere che sia esistito un tempo in cui le cose che ho visto non avevano niente a che fare con la mia testa e che mai ce le avrei messe di mia volontà. Soltanto mi si sono piazzate davanti e avevo gli occhi aperti. Le impressioni visive non sempre si accontentano di rimanere una nausea, più spesso si condensano in abitudine. La data in cui vidi mio fratello davanti a mio padre, nella posizione dell'inginocchiato, non la ricordo. Non è memorabile come giorno, il numero arabo di un tempo istantaneo, quanto piuttosto un'epoca diviene significativa, un volume sensoriale a forte impatto visivo che mi impregna. Nella posizione in cui si trovavano mio padre e mio fratello, vicinissimi a pochi centimetri l'uno dall'altro, di lì a poco sarebbe accaduto qualcosa. Difficile predire cosa. L'emozione che provai fu sessuale, però non era desiderio. Piuttosto la sensazione di partecipare visivamente a qualcosa di potente e del tutto inatteso, come quando le nuvole, addensandosi, si animano in uno schieramento fitto che forma l'impressione di un complotto e poi immediatamente viene il buio. Stando serrate e compatte, si accordano nel giro di qualche secondo, scaraventano la cateratta violenta, riversano un volume d'acqua da cui è impossibile ripararsi. I bambini non sanno come si fronteggiano i corpi quando si sfidano. E io, che avevo 9 anni, non capivo se quello a cui assistevo sarebbe stato un incontro, una lotta, un amplesso, un diverbio, una danza, oppure un delitto. Quel corpo a corpo tra mio fratello e mio padre cadde nell'oscurità per molti anni. Misi così in moto lo sforzo per non ricordare, dimenticandolo. L'estensione luttuosa del silenzio sonoro che seguì quell'evento, però, lo ricordo. Fu simile all'eco di una conflagrazione. Vedere così precocemente e in modo così violento mi fece catalogare la vista come un senso ingannevole. Ne diffidai. Per molto tempo fui convinta di essere abitata da quelle estranee che furono le immagini. Per me, le immagini erano idoli che non si potevano contrastare. Dimenticai quell'accadimento come una cosa vera, che non si può risolvere né svelare fino in fondo, e mi innamorai di tutte le altre immagini. Per lo più non ero io a sceglierle. Apparivano istantanee, frontali, e poi mi si scioglievano addosso. Una sensazione molle, umida, fatta di suono, fatta di volume e di colore. Alcune mi investivano come il crash di un incidente stradale. Impazzavano su di me con uno spostamento d'aria da spezzare le vene, il fiato. Altre mi infastidivano come le mosche estive, o un capello fuori posto, o un vento che scompiglia. Le immagini dei cartelli pubblicitari erano le più maniache e mi procuravano attrazione e ripulsa. Per la maggior parte di loro mi facevo abitare senza proferire parola né controbattere alcunché, e percorrere
in lungo e largo, come di notte, quando con una certa leggerezza si impossessano di chiunque dorma in sogno. Oppure svaniva il corpo, ero terra o una strada, quando mi sovrastavano. Prendevo la forma di un paesaggio. Per svariati anni portai con me, nascosto da qualche parte, un pezzo di specchio e lo utilizzavo come schermo. Di tanto in tanto vi proiettavo sopra la mia faccia. Ce la buttavo sopra con tutti i suoi sberleffi, come un documentario da telefonino, facendo smorfie. In questo modo esorcizzavo e sfottevo le prime contrarietà che si provano non appena crescendo, ci si rende conto che si sarà costretti a stare per lo più con se stessi e soltanto occasionalmente con gli altri. Sognavo che mi proteggessero da quell'immagine che non riuscivo a svelare. Le immagini erano le mie divinità guida, i miei simulacri, ed io stessa, disperdendomi in loro, ero diventata un'immagine. Questa mia isteria visuale fu così persistente e intensa per così lungo tempo che perfino il mio corpo lo figurai come un velo che si proietta su chi mi stava intorno, fatto di membrane trasparenti, organi sottilissimi e lucidi, a vetro. Per me le immagini furono tutto. Ne fui distratta e capovolta a tal punto che dimenticai quel delitto. Perché questa è la storia di un delitto. E io so che un delitto si compie in ginocchio. Ora che è diventato l'immagine di un addomesticamento, posso ricostruire esattamente come per sempre rimase inguarito quel danno ottico. E raccontarvi quella strana perversione che sono oggi, perché io sono la ragazza Zoo e questa è la storia vissuta del mio corpo, la mia anatomia retrodatata, che per scrupolo di non perdersi e desiderio di non tralasciare particolari importanti di ciò che vissi, risale al mio tempo fetale. Qui, a terra accanto a me, c'è ancora il grande lenzuolo bianco che conteneva i miei fantasmi. Ogni tanto mentre scrivo vibra, lo alzo e spunta il mio delitto. Serrato nella vulva di mia madre, stretto tra le sue gambe, avvolto in tessuti liquidi, vestito da umori lievi, nitidi, trasparenti, faccio fatica a immaginare come sarà il mio corpo una volta uscito di qui. In questo stato di benessere, un tale elemento non riveste alcuna importanza. Stare nei suoi abiti mi piace. Mi piace quando si copre al mattino, quando si sveste e si tira sulle gambe per indossare le calze, se sussulta per ridere e canta, mi fa venire i brividi. Rinuncerei volentieri a nascere se potessi indossare mia madre per sempre. La sua pelle è il mio rivestimento, i suoi muscoli e gli organi un luogo abitato da me soltanto. Mi permea come una membrana, aderisce, si incolla a me, pulsa, mi fa muovere, gesticola. Respiriamo insieme, vestiamo gli stessi indumenti, facciamo la stessa strada, abitiamo sotto lo stesso tetto. Spesso si chiede se sarò alta o basso, se avrò gli occhi verdi o neri, se il mio naso sarà grande o piccolo, se avrò seni belli come i suoi. Se avrà un maschio o una femmina o non so cosa, se saprò farmi avanti nel mondo, se avrò un bel lavoro, soldi, amori. È stata l'unica donna di lì e per tutto il tempo a venire a farmi occupare il suo spazio senza dichiarare un utile prestabilito. Abitai nudo per molti mesi presso di lei e poi fui catapultato fuori. In base a criteri comunemente riconosciuti, una volta nato non potevo essere più mia madre, avere il suo nome, vestire i suoi abiti, né mai più dormire nel suo letto. Se qualcuno desidera abitare il corpo di sua madre, il reato di cui si macchia viene definito incesto. Ma vi assicuro che questo reato può confondersi con l'amore. Se l'abito di tua madre, il suo corpo tornasse a essere la tua pelle, probabilmente
riconosceresti di non essere stato mai né nudo né uomo e di aver mosso i tuoi primi passi nelle vesti di donna.